Lo so, ormai probabilmente siete stufi di vedere questo tipo di video, ma siamo all'aggiornamento della tana del coach. Nello specifico quella che io chiamo la tana del coach minimale, cioè la mia attuale home gym che ho in casa, effettivamente in cucina salotto, per la precisione. Questo perché da quando c'è stata la chiusura delle palestre da novembre ho iniziato ad allenarmi in casa e pian pianino ho portato sempre più attrezzature qui. Quindi ho deciso adesso che è finalmente abbastanza, se vogliamo, completa, ho deciso di portarvi una panoramica di tutto. Voglio subito mettere un po' di attenzione sulla parola minimale che ho deciso di usare perché, come vedrete, non ci sono più certi attrezzi che avevo prima. Nella primissima tana del coach, nella versione se vogliamo 1.0. Questa infatti direi che è la 3.0 perché, come vedete già da qui dietro, non ho più un bilanciere olimpico, non ho più i dischi olimpici. Questo è stato voluto sia per semplicemente questioni logistiche, cioè di trasporto. Capite bene che non è facile portare un bilanciere da 20 kg lungo 2,20 m in giro per l'Italia. Soprattutto non è comodo da tenere in uno spazio non tanto grande come potrebbe essere il vostro salotto. Altro punto non indifferente è il costo, perché un bilanciere simile, questo io ce l'avevo già, l'avevo preso al Decathlon al tempo, vi costa qualche decina di euro. Al contrario, un bilanciere olimpico che costa qualche centinaio di euro. Ma fatta questa piccola precisazione, direi di passare direttamente all'altra camera. E a proposito di camere, vorrei chiedervi se si vede tanto che sta sflickerando il video perché ho iniziato da ora, sì lo so, a oltre 9.000 iscritti, inizio solamente ora a utilizzare bene una fotocamera, cioè in manuale, però vi chiederei se sta sflickerando troppo forse? Devo imparare a usarla. Ma passiamo all'altra camera. Visto che l'ho già nominato, direi di partire dal bilanciere. Come dicevo, questo è un bilanciere, nello specifico da 1,55 m di lunghezza, con il segno degli 81 centimetri, diametro da 28, sia dell'impugnatura che del foro per i dischi, preso al Decathlon qualche anno fa, portata fino a 160 kg, costo al tempo era qualche decina di euro, non ricordo precisamente quanti, se 20 o 30. Dischi, questi ce l'ho da tempo in memoria, ho svariati dischi che ora andremo a vedere direttamente. Ah, come vedete non vi mento, siamo in cucina, eccoci qua con i nostri bei dischi. Abbiamo dischi un po' di tutti i tipi, perché abbiamo i Domios qui, che sono sempre del Decathlon, da 2 kg, gruppo da 1 kg, vari da 5 kg di varie marche trovati negli anni in realtà. Qui abbiamo dei dischi molto fake, da 10 kg, che anche questi avevo comprato al tempo, su eBay, credo, a pochissimi euro. Sono pieni di cemento questi, e come vedete sono parecchio scomodi. Però se non abbiamo niente. Poi qui ci sono invece dei dischi super artigianali, dischi da 10 kg l'uno, hanno un grossissimo vantaggio questi dischi, cioè il fatto che, come vedete, hanno uno spessore molto ridotto, quindi se ad esempio dovete caricare tanto su un bilanciere sono l'ideale, al contrario ad esempio di questi, vedete, qui siamo a 3 dita, qui siamo a 1 dito. Li ho comprati da Erion che li produce. Erion, se non ve lo ricordate, è un mio atleta, nonché allenatore nella mia squadra di powerlifting. Già che ci siamo, qui vedete che c'è questa struttura fantastica che sorregge i dischi, che è della Hardcastle. Comprata anche questa su Amazon, se non ricordo male. Lo so, prima del lockdown, prima che sparisse tutto. Comunque, veniamo direttamente al forte di questa palestra, se vogliamo, cioè il rack. Il rack è questo. Ve l'avevo già fatto vedere nell'altro video. Questo qui comunque è il rack dell'Hardcastle comprato a poco più di 120 euro con spese di spedizione quella volta. Molto minimale, però ottimo per fare tutti gli esercizi base. Da notare che ha un carico garantito di 260 kg. L'unico difetto con questo bilanciere è che, come vedete, non si può fare una panca, ad esempio, a presa con indice sugli 81, perché, come vedete, quella mano non ci sta. Però comunque va considerato che questo rack è adatto anche a bilancieri olimpici perché si può allargare. Siamo direttamente alla panca. Questa è artigianale, però anche qui potete trovarne diverse in rete, diversi artigiani ne producono. Misure regolamentari da IPF, quindi sia di larghezza che di altezza da terra, ed ha un ottimo grip. Per la gomatura ho usato uno scamotage molto bello. Invece di spendere un sacco di soldi su siti che ve la vendono per attività di palestra, l'ho comprata su un sito che fa gommatura per box per cavalli.
Comunque vi linkerò tutto qui sotto, compreso di una lista che ogni tanto aggiorno relativa alle home gym. Qui c'è il mini angolo kettlebell. Al momento ne ho tenute qui solamente due per lavori, se vogliamo, di riequilibrio muscolare. Qui possiamo vedere un fantastico ab roller, questo strumentino qui che vi assicuro essere veramente fantastico per gli addominali. Se vi interessa tra l'altro un tutorial su come farle gli addominali con questo fatti bene, scrivetemelo pure che magari ve lo faccio al volo. Questa invece, ragazzi, mi ha salvato veramente, veramente gli allenamenti ultimamente, cioè negli ultimi mesi, perché è una di quelle sbarre che si mettono alla porta, presa anche questa dal Decathlon per pochi euro. Si mettono alla porta a incastro e con questa andate sicuri che potete fare le vostre trazioni. Ovviamente c'è un limite di peso massimo, però io vi dico, mi ci sono allenato già per mesi senza nessun problema. Ovviamente due manubri componibili, anch'essi Decathlon, ottimi, di diametro 28, questi veramente ve li consiglio se riuscite a trovarli. Tappetino immancabile per lo stretching, fate sempre lo stretching. Rullo per fare un po' di rilascio miofasciale, tra l'altro della Rogue, tanta roba, l'ha portato il mio coinquilino. Qui invece c'è l'angolino di attrezzini vari, dovrei metterli in una scatola effettivamente, dove abbiamo i vari elastici. Quelli che si possono usare per fare esercizi per, ad esempio, tricipiti, bicipiti o isolamento in generale, ad esempio per il dorso. Veramente ottimi, che tra l'altro hanno un sistema ottimo di fissaggio. Vedete, questo praticamente si va a incastrare sopra nella porta quando la chiudete e da lì non vi scappano neanche per sbaglio. Cintura zavorrata per fare pull-up zavorrati, ad esempio. Queste sono delle maniglie molto basiche. Tra l'altro vi sto facendo vedere un sacco di roba della Decathlon, dovrebbero pagarmi per sponsorizzarli. Comunque ottime per fare i piegamenti a terra, una variante almeno. Ah, qui abbiamo anche le mie ginocchiere SB. E infine qui abbiamo la zona hand grip, cioè tutti attrezzini per migliorare la forza della presa. Li ho portati da pochissimo, questi infatti inizierò a usarli ora. Ne abbiamo di diverse modalità, questo addirittura è regolabile. Questo e questo li ho presi al Decathlon. Tra l'altro, ragazzi, questo in molti di voi mi hanno detto che è una minchiata perché è molto facile ed è vero, perché come vedete lo chiudo senza nessun problema. Ma questo preso al Decathlon, vi assicuro che tra l'altro c'è scritto 50, ma è più resistente di questo che dovrebbero essere 200 libbre. Questo qui, ragazzi, io non riesco a chiuderlo. Cioè, per quanto... quello era la mia mano, tra l'altro. Vedete che non riesco a chiuderlo. Cioè, è durissimo. Più duro anche di questo. Comunque, se vi interessa, io inizierò a portarvi una serie, o comunque magari un video dedicato, a questa tipologia di allenamento. Fatta anche questa breve esposizione dell'attuale tana del coach minimale, ci tenevo a fare alcune precisazioni riguardo a questa palestra in generale. Il rack l'ho portato da poche settimane qui perché mi serviva per fare principalmente squat. Infatti, quel problema che vi riferivo prima, ad esempio sulla panca piana, non sussiste perché io non sto lavorando in questo periodo sulla panca piana. Per ciò che riguarda la spinta orizzontale dell'upper, però mi è indispensabile per lavorare ad avere le cosce in ottica di ipertrofia di forza. Quindi lo sto usando principalmente per farci lo squat. Ovviamente mi torna utile anche per fare military press, così non devo più farmi la girata ogni volta. Tengo comunque a precisare che da novembre, quando avevano chiuso le palestre, io mi sono allenato qui con i due manubri, la panca che vedete e un po' di kettlebell. Ah, e la sbarra, quella per fare le trazioni, nient'altro. Questo per dire che comunque si può riuscire a ottenere o comunque a mantenere un buon fisico con veramente poca attrezzatura. Altra cosa che va sottolineata è che ci si può letteralmente sbizzarrire negli allenamenti con poca attrezzatura, perché quando avete anche solamente dei manubri potete già fare tantissimo. Se poi vogliamo proprio essere ancora più minimalisti, anche solamente a corpo libero, si può fare un'infinità di esercizi o di regressioni, progressioni, via dicendo. Tutto questo per dire cosa? Che non dobbiamo lasciarci fermare nei nostri obiettivi da, per esempio, la chiusura delle palestre o la mancanza di attrezzatura. Prima che mi facciate qualche appunto sul fatto che sì, ma tu l'attrezzatura ce l'hai. Sì, è vero, l'attrezzatura ce l'ho adesso che ho recuperato tutto. Però a novembre appunto non avevo tutto e vorrei farvi comunque presente che io vengo da anni in cui mi sono allenato con attrezzatura da PL professionale, però non è stato assolutamente un problema passare a qualcosa di meno performante, prestativo o altro, perché per me l'importante era allenarmi. Comunque chiudo il pippone sulla mia palestra minimale e ti chiederei come sempre di dirmi la tua in merito a quello che hai visto oggi. E magari dammi pure qualche consiglio se ritieni che qualcosa avrei potuto dirtelo meglio o se hai qualche dubbio in merito magari anche solo al singolo attrezzo, scrivimelo pure qui nei commenti.